ringrazio per le io patate. Io prima di andare a letto, arrivo il pavimento, arrivo le bucce. Sì. L'amido, lei lo sa cos'è l'amido? Sì, io. Chi ringrazia per aver fatto questo che le patate sono? Ringraziamo a mia nonna, ogni giorno, di appelare le patate con me. Oh, nonna, sicuramente non ti dico. Mamma mia, vabbè, dice che è stato ucciso, quindi è quindi, ma per questo, per quanto riguarda la vostra incolumità in prima persona, non dovete preoccuparvi. Ripeto, se dovete denunciare l'ucciso. No, ma quale incolumità in persona? Io non ho più niente. Non ho più niente! Adesso avete i soldi che ha dato il buon caro padre. Sto segnando uomini. Quindi ripeto, se avessi vuole sporgere denunce nei confronti di chi ha preso metodo, se ha ucciso vostra moglie. Ma tipo te, tipo lei, non siete preti voi, non si vede. Ricorda che sono stato io in prima persona. C'è la gente con questo simbolo, solo io li ho visti da lontano che potevo. Vedevo scannare a mia nonna che facevo l'eroe. Ed ecco, col pugnale per fare la patata. Però già le patate col pugnale. Ma da culo con un po' di cose discordanti. Non parlare di tre cose, uccidi, mena, quello. Cioè, ma voi arrivavate qui? Questa è strega, questa no? Come? Cioè mia nonna non lo era. Comberato a Via Taverna. Perdonate, noi sappiamo che le streghe avevano perso tutti i loro poteri. Ma mia nonna non faceva del male a nessuno. Pelava le patate, poi le vendeva, faceva anche qualche piatto prelibrato, cioè faceva diventare un brodo brutto, una cosa buona. Qualcuno a parte voi che può... Era mia madre, ma anche lei, accoppata, e mia sorella, anche lei, accoppata. La nonna vendeva le patate ad Ascari, no? Eh sì, nella frazione. Quindi ci sarà altra gente ma io sto a guardare se mia nonna in passato, c'aveva 80 anni, se mia nonna a 20 anni faceva la strega oppure no. E dopo 60 anni di vita normale a pelare le patate, deve morire accoppata così. Cioè voi arrivate e ammazzate chiunque. No. Voi sapete, voi potevate benissimo urlarlo se non eravate streghe. Ma posso parlare con uno che ha un cervello? Io vedo le patate, però almeno minchiate non le dico. Occhio. Potevano dire semplicemente non siamo streghe. Occhio. Per esempio. Uomo. E che mia nonna, mentre cercava le patate, non è che ha urlato ammazza, ma che fanno questi? Quindi quasi tutte le streghe hanno detto. Mia nonna no. Era facile riconoscerle. Mia nonna scappava e poi belli, tranquilli, andarci dietro. Quella è una strega! Degli errori, quindi, come di fatto. Ma può anche succedere. Quindi, arrivato a questo punto, problema posso... Cioè, solo perché mia nonna era brutta! L'abbiamo capito anche questo. Quindi? Rocco fa presente che l'uomo fa errore. Sì, lo so. Lo so benissimo. Vabbè. Io non vedo l'ora che qualcuno se lo ruba. Mamma, quanto ci divertiamo se lo ruba. Come posso aiutarla da questo punto di vista? Sono costernato per la morte di sua mamma. Sì, ma non vi vergognate, voi non credete nel Dio Salvatore, che risparmiamo le vite innocenti. Io le do, guarda, le sto dando... Credo alle sue parole, ma purtroppo non riesco ad avere dei riscontri. Possiamo per dare riguarda... dei riscontri, gli può dare un risarcimento. Ammettendo che questo errore ci sia. Potrebbe esserci stato. Un compaio con la nonna, la madre e la sorella? Su tre. Tre che pelavano patate. Tre comi copper. Quindi stiamo a paro. Poi non hai soldi per. Signore. Più ricca di me. Io non ce li ho al carro i soldi. Oh. Oh, ha portato oggi, Ho mica solo per oggi. Doriano. Ciao. Me lo presti un argento? Che? Presto, solo quando torniamo a casa. Porco, dove c'ho scritto banca? E prestami l'argento, ti ho visto tirare fuori almeno 3-4 argenti. Sì, ma mica mi porto tutti, metti che meraviglia. Chiedo il permesso di trasferire il ferro dall'acqua. Certo. Ma... Perché poi dovrà essere lavorato, no? No, sono fatta notte, sono prestito, dagli l'occhiata, vedi se c'hanno per me. Infatti, come date i taggeri.